Questo programma è offerto da Valentina Calabrese, ospite in questo viaggio immaginato da questa maschera internazionale che è Pulcinella, viaggio nella pandemia, dopo ne parleremo anche con l'autore del libro. Una villa straordinaria, questa di Mimmo Contessa, Villa Domi, che ospita tutto il jet set della cultura, della musica, dello spettacolo, e tu non potevi mancare. Cosa hai preparato? Stasera ho preparato un brano di Edith Piaf, L'Inno all'amour, l'inno all'amore che si sposa perfettamente con questo concetto della pandemia, con questo brutto episodio che ci ha visto tutti coinvolti, e quindi l'amore è quel valore che ci ha visti tutti più uniti in questo senso. Diciamo che ci fa anche vincere, perché l'amore supera ogni... muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, quindi l'amore muove tutto e ci aiuta sempre. Questo concetto di fratellanza credo che sia molto importante, soprattutto in questo periodo di grande crisi che ci ha visto comunque spaventati, ci ha visto veramente, come dire, terrorizzati. L'aiuto reciproco, ognuno di noi insomma ci ha in qualche modo incoraggiato ad andare avanti. Bene, intanto arriveranno altri ospiti, intanto ti prepari, ti vedremo con un altro vestito, con un altro abito, in bianco, e quindi ascolteremo anche questa magica voce da mezzo soprano di Valentina Calabrese. Tra poco, amici. Che gioia essere intervistato dal nostro carissimo, straordinario. Mi fermo qua. La cosa è reciproca. No, perché stimiamo, ci vogliamo un mondo di bene, ci conosciamo da tanti anni. Immaginiamo questo periodo di Covid, questo periodo di pandemia, senza la cultura, lo spettacolo che ha tenuto compagnia alle persone a casa. Certo, un periodo davvero molto particolare, inutile poi dire sempre le stesse cose. E però portiamocelo dietro, ma abbiamo ripreso in mano la vita. C'è una ripresa straordinaria. Seppure con le distanze, chiaramente. Mentre parliamo, si stanno svolgendo manifestazioni in tutta Italia. Addirittura, mentre stiamo parlando, aprendo i battenti anche l'Arena di Verona. C'è un grandissimo concerto, soltanto 2.000 persone, tra qualche giorno anche la Reggia di Caserta. Insomma, è in pieno fermento ogni tipo di attività culturale e anche artistica. E il sorriso di Pulcinella, diciamo, ha portato anche bene, perché presentiamo questo libro, questo viaggio nella pandemia, con la prefazione del professore Giulio Tardi. Sì, Alfredo, Angelo devo dire che ci ha fatto compagnia con il suo sorriso attraverso i social, nel corso di questa emergenza sanitaria. Si è inventato addirittura anche delle gare particolari, la gara della pizza, la gara dei dolci, e mentre faceva questo scriveva il libro. 110 pagine per essere più precise, poi con la prefazione del grande Giulio Tarro. Salutiamo, e ovviamente tutto lo mettiamo indietro, ma per voi a casa c'è questa festa straordinaria qui a Villa Domi, condotta da Erennio De Vita e Edda Ciò.
È da Cioffi che la vediamo in giro. No, è qui dietro, si sta già preparando, qui tra poco avremo modo che la salutiamo. Di iniziare. Salutiamo, io vorrei salutare soprattutto Alfredo Mariani, grazie per essere venuto e sono felice di rivederti dopo un bel po' di tempo, perché lui collaborava con Miss Italia, attenzione. Ma collaboro ancora perché sono amico, tuo amico di Antonio. È il selezionatore anche lui, insomma, il referente di Miss Italia, pensate un po'. L'idea geniale di Angelo Iannelli di scrivere un libro intitolato Viaggio proprio della pandemia, La maschera di Pulcinella, che racconta questo periodo purtroppo negativo per Napoli, per l'Italia, ma per il mondo intero, riesce poi ad avere anche un fine lieto. Sì, perché Pulcinella tutti conoscono che è la maschera più importante al mondo ed era giusto che scendeva in campo, scendeva proprio in azione. Un Pulcinella che attraverso il sorriso, attraverso il dialogo, cerca di sconfiggere il coronavirus e lo fa alla sua maniera, sollevando le persone che stavano in ginocchio, le persone che piangevano, donando loro speranza, per dire coraggio, ce la facciamo. Infatti con il sorriso sembra poi sfatare questo male che incombe in tutto il mondo, ovvero il Covid-19. C'è anche la prefazione del professore Giulio Taro. Sì, Giulio Taro, un grandissimo virologo, eccellenza mondiale, un caro amico che mi è stato vicino in questo viaggio e mi ha dato coraggio ed è importante quando personalità illustre ti sono vicine. Io nel mio piccolo ho raccontato tutto quello che Pulcinella vuole sapere, un libro che può essere oggetto di studio nelle scuole, è un libro dove Pulcinella vuole sapere la verità, ma dico io, è mai possibile che tutto quello che succedeva in Cina lo guardava solo Pulcinella? Ma dico io, è mai possibile che non si è mai fatta un'informazione seria con le scuole prima che veniva questo coronavirus? E allora qualcuno deve pagare tutti questi morti di Bergamo, tutti questi morti che abbiamo visto tutte le immagini, no? Le immagini di Bergamo, le immagini di Alzano, insomma ancora tuttora stiamo cercando di sconfiggere questa benedetta pandemia, tanti sono gli esperimenti, il plasma, il vaccino, ma alla fine c'è bisogno di responsabilità e tanta speranza. Noi napoletani abbiamo la fortuna di essere sempre solari, allegri e quindi noi dobbiamo aiutare il resto dell'Italia attraverso l'ironia, partendo proprio da Pulcinella. Ecco perché si dice la sfida di Pulcinella. Dicevamo il ruolo della stampa, dei media in generale, internet, quello della televisione che ha tenuto compagnia nel periodo Covid, quando le persone erano relegate a casa, la televisione c'era e li ha tenuti compagnia. Per fortuna sì, ma anche noi attori ha tenuto compagnia. La cosa tra virgolette positiva di questo momento brutto purtroppo è lo stare insieme delle famiglie, perché abbiamo riscoperto di nuovo la famiglia, lo stare insieme a tavola, guardare una televisione, un bel film, una bellissima fiction, giocare a carte con i figli. Ovviamente fiction un posto al sole. Un posto al sole, ovviamente. Giochiamo in casa. Giochiamo in casa, quindi giocare con i propri figli, stare con la propria moglie, visto che molte volte per impegni vari non si sta quasi mai a cena tutti quanti insieme, è stato un momento importante. Importante per tutti quanti per stare insieme. Io colgo l'aspetto positivo perché il Covid ci ha tenuti un po' più vicini. Sì, effettivamente ci ha uniti tutti e voi avete detto una cosa sacrosanta, la famiglia ha creato, diciamo così, la salvezza di questa nostra quarantena ed effettivamente è stata così. Per fortuna che c'è stata la televisione, ma un encomio va fatto anche per la rete. Senza internet, le famose dirette con i social, saremmo persi, saremmo stati. L'aggiornamento persi da altri paesi in tempo. Assolutamente sì, vedi, se non ci fosse stata la rete che ci aggiornava su tutti gli accadimenti saremmo stati persi. Quindi fondamentale è proprio la comunicazione, sia televisiva che quella dei media. Un'anteprima perché tra poco iniziamo su un posto al sole in inverno. Anteprima non se ne possono fare, ovviamente. Non... Cosa da dire che si potrebbe dire? Si potrebbe dire. Non lo diciamo. Non si lo potrebbe dire questo però, che gli autori sono sempre attenti a rimettere in risalto le tematiche sociali a cui noi siamo abituati a vivere e quindi proprio con noi, che noi formiamo una coppia omosessuale nella opera, gli autori presteranno attenzione anche a questa tematica sociale, quale il bullismo e l'omofobia. Abbiamo dato una bella anticipazione. Allora rimandiamo alle immagini qui da Villa
Domi, un viaggio nella pandemia immaginata da questo straordinario attore nonché regista, il nostro amico Angelo Iannelli, e vi rimando alle immagini perché c'è anche tanta moda e tanta cultura. Grazie, grazie. A voi. A voi. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. It's the color of love. There must have been an angel by my side. From above, he led me to you. He led me to you. He built a bridge to your heart all the way. How many tongues of love inside. Aperto con la cultura, adesso in scena la moda, tra poco assaggeremo anche la cucina di Villa Domi, un cielo stellato, una bella luna piena, che vuoi di più dalla vita? Niente, allora, la serata ideale per ripartire, e la presentazione del libro di Angelo veramente mi ha fatto piacere appunto farla qui da me, e speriamo che sia una ripartenza rapida. Il sorriso di Pulcinella è contagioso e porta anche bene una maschera internazionale. Ma Pulcinella porta in giro per il mondo la proletarianità, e quindi era giusto che appunto desse questo calcio alla pandemia e il là alla ripresa. Speriamo. Partendo da Napoli, partendo proprio qui, da Villa Domi, voglio dire, con il sorriso che è anche disarmante, la pandemia è alle nostre spalle. La pandemia è alle nostre spalle. How wonderful to know you really love me. To know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter. That fills my heart.